Già da mesi nel Comune di Palermo si è attivato un progetto Partecipativi che oltre ad essere un progetto vuole essere lo strumento normale con cui i cittadini vengono coinvolti nelle scelte dell'amministrazione. Si sono fatte una cinquantina di incontri in giro per la città, nei luoghi, su tanti temi, proprio per coinvolgere tutti i cittadini e provare a elaborare poi successivamente le risposte adeguate partendo anche dai bisogni concreti. Il laboratorio cittadino non è altro che la continuazione di questo lavoro fatta nei territori, nei luoghi dove vivono le persone, su dei temi che i cittadini stessi hanno scelto durante la fase precedente, proprio per provare a costruire insieme e ascoltare prima di tutto le persone che vivono in questa città e costruire poi insieme una città più adeguata, più a misura di cittadini. Quando partiranno i laboratori, chi potrà essere coinvolto, come potranno informarsi? Può partecipare chiunque, tutti gli incontri sono tutti aperti, sul sito del Comune di Palermo e sul sito della partecipazione del Comune di Palermo, sul portale della partecipazione ci saranno tutte le date, i luoghi esatti. Il primo sarà il 27 aprile a partire dalle 17 presso il Parco della Salute e avrà come tema lo sport di base, lo sport per tutti, realizzato in luogo pubblico, che è uno dei temi che ha maggiormente coinvolto in questi mesi le persone, e da lì continueremo fino alla fine dei giugno con 8 laboratori. Al contempo abbiamo fissato una serie di giunte comunali insieme ai consigli di circoscrizione che verranno svolte nei luoghi della città, né in Palazzo dell'Aquila né nelle sedi dei consigli di circoscrizione, ma proprio nei territori. La prima è stata fatta a Ballarò, la settimana prossima ci sarà quella alla Ucciria e continueremo il 27 aprile, anche questo è il 27, alle 16 sarà a Brancaccio con le persone, con gli abitanti della seconda circoscrizione. Entro la fine di luglio ne faremo una decina in più quartieri, in più luoghi della città. C'è anche un QR code da cui il cittadino potrà, con la tecnologia avanzata, anche attingere informazioni. Per noi è un modello che vorremmo che continuasse negli anni, al di là di questo laboratorio cittadino, come continuare a stare accanto alle persone discutendo anche di temi difficili, controversi, ma provare a trovare insieme e costruire insieme la nostra città.